Qualche tempo fa ho fatto un video sportivo in una palestra su un ring. Bellissimo. Sì, era bello, lo so. E c'è fortunatamente qualcuno a cui è piaciuto e mi ha chiesto come l'hai realizzato, come funziona, cosa c'è dietro a un video del genere. Ho deciso di fare questo tutorial per dimostrarti come si realizza un video che possiamo definire low budget, in questo caso in ambito sportivo. Ciao, io sono Luca, faccio il videomaker e questa è Start Video. Ma partiamo subito. Inizialmente non era previsto un vero e proprio storytelling, quindi ho pensato di prendere due atleti e di farli picchiare tra di loro. Location, ovviamente all'interno della palestra, sul ring. L'attrezzatura sul set non era proprio così professionale. Due faretti, una macchina del fumo. Però in quel caso, quando si parla di low budget, si cerca di minimizzare quello che si ha per massimizzare il risultato. L'idea principale quando si fa un video sportivo è quella di dare dinamicità. Bisogna dare velocità e deve stare al tempo con la musica. Quindi le prime scene, tanto per riscaldamento, ho cominciato a farle girando intorno al ring con questi due che si menavano. L'assenza di luce all'interno della palestra era sicuramente una cosa a mio vantaggio, perché ho potuto utilizzare quei due faretti che avevo per dare quel tipo di luce e poter scurire tutto il resto. Questo è importante nei momenti in cui vogliamo cancellare quello che non dovrebbe essere visto e non possiamo solo digitalizzare le persone e cancellarle. Per quello abbiamo scelto di spegnere tutte le luci della palestra e utilizzare solo questi due piccoli fari per illuminare direttamente i soggetti interessati. Ho cominciato a lavorare in close up e quindi ho fatto delle riprese molto ristrette dove si prende il viso dell'atleta, sui guantoni, sul movimento delle gambe e tutto quello che poteva diventare un dettaglio all'interno del montaggio. E poi lei, la sequenza Matrix. Matrix è ovunque. La sequenza Matrix non è altro che un piano sequenza dall'inizio alla fine senza interruzioni, girando intorno a una persona, perché tu hai presente Matrix. Pensa alla complessità nella realizzazione di una scena del genere, dove un'impalcatura circolare costruita intorno al soggetto con montate centinaia di fotocamere che scattano una foto a testa mentre fanno tutto il giro. Tecnologie, milioni di dollari. No, niente di tutto questo. Con un più che normalissimo gimbal professionale per fotocamere è bastato riprendere i soggetti, far partire l'azione e nel momento in cui ho detto stop loro si frizzavano. In quel momento ci sarà una ripresa circolare intorno ai due soggetti e al mio comando ripartiva l'azione. Tutto qui? No. È ovvio che in post-produzione bisogna ragionare con uno speed ramp, quindi aumentando e diminuendo la velocità nel punto esatto in cui si vuole creare l'azione. Sì, farò un altro video apposta per lo speed ramp. Ovviamente quando in post-produzione deciderai di velocizzare e soprattutto di rallentare le tue clip, dovrai prima riprenderle a 100 fps. E se non sai di cosa sto parlando, lo puoi guardare qui. Quindi la cosa importante per realizzare questo tipo di video è assolutamente un piano sequenza calcolato dall'inizio, una regia che suggerisca l'idea di azioni veloci e una ripresa ad alto frame rate. Ovviamente quando si realizza un video bisogna pensare anche alla musica e in questo caso non possiamo certo mettere i violini di Bach. Ho scelto una base musicale che poteva essere più in linea con quello che era l'idea finale, ma ho pensato alla chicca. Nel film Ogni maledetta domenica Al Pacino fa una parte fenomenale, uno di quei monologhi che farebbe venire voglia di combattere anche al mio gatto. Ho pensato di tenerla in inglese e di prendere solo le parti più salienti. Tanto non se ne accorge nessuno. Che film è? Cosa dice? Bah! Fa sicuramente corpo. Concorre alla buona riuscita dell'obiettivo finale.
Sì, la seconda chicca. Abbiamo detto che grazie alla color correction e alla lavorazione sulle luci e quindi sulle ombre possiamo eliminare, oscurare o cancellare quello che non vogliamo venga visto. Quindi le persone fuori dal ring e qualsiasi cosa possa distogliere l'attenzione da quello che è il tuo video e il tuo risultato finale. Ma come possiamo eliminare gli elementi grazie alla luce? Possiamo utilizzare la tecnologia anche per creare nuovi elementi. E quindi, grazie alla tecnologia software altamente potente, potentissimi, ho creato le luci dove le luci non c'erano. A quel punto li puoi enfatizzare, cambiare il colore della luce e giocare esattamente come vuoi che sia il risultato finale. Questo tipo di software è favoloso perché ti dà la possibilità di creare quello che non c'è. Ho avuto la possibilità di creare il sole nel cielo in una giornata nuvolosa, di colorare letteralmente l'aria all'interno di una ripresa, che addirittura sparisce quando un oggetto ci passa davanti. Paura. No, stai tranquillo, di questo ne parliamo in un altro video. E come ultima cosa, la color grading. Ho cercato di ricreare un ambiente di colorazione molto più basso di quello che doveva essere e che potesse emergere invece la parte dove la luce toccava la pelle dei due atleti. Ricapitolando, se vuoi fare un video del genere, pensa prima di tutto al piano sequenza che dovrai fare. Pensa alle riprese in close up per prendere tutti i dettagli del caso. Se ti piace lavorare con la velocizzazione o il rallentamento delle tue clip, usa lo speed ramp che puoi trovare su Final Cut, di cui parleremo in un altro video. Usa intelligentemente le luci all'interno del set in modo da agevolarti poi in post produzione. Lavora sempre assolutamente a 100 fps. Meglio avere un file più pesante ma lavorabile piuttosto che uno leggero ma che non te ne fai un beato. Il video che mi hai visto realizzare si chiama Final Round e lo puoi vedere completo cliccando nel link alla fine di questo video. Spero di averti dato degli spunti sui quali riflettere per il tuo prossimo capolavoro, qualche consiglio tecnico al quale non avevi pensato e che adesso ti metterai in saccoccia. Quindi metti like a questo video, iscriviti al canale, ci vediamo al prossimo video.